l'Italia dei Valori siamo stati costretti in Campania ad assumere una posizione molto ferma nei confronti del governo Bassolino e della coalizione di maggioranza. E purtroppo dopo che c'è stata questa nostra manifestazione molto forte, i fatti hanno cominciato a darci ragione. Era da tempo che noi denunciavamo all'opinione pubblica, ma soprattutto alla maggioranza, un clima diverso rispetto al clima che negli anni 93 e seguenti aveva caratterizzato le giunte di centro-sinistra: uno smalto, una voglia di fare, una tensione morale che era probabilmente immediatamente dopo Don Centopoli, che aveva determinato le condizioni per avere delle maggioranze di centro-sinistra operose e che in qualche modo segnassero nell'opinione pubblica dei cittadini una svolta vera. Purtroppo avevamo notato che c'era stato un allentamento su determinate questioni. Lo stesso assetto del potere regionale era diventato un assetto molto più simile a quelli precedentemente conosciuti, penso al pentapartito, penso alla famosa e molto suffragiata Democrazia Cristiana del periodo Gaviano, del periodo Doroteo, del periodo Pomiciniano e così via. Bene, noi avevamo avuto modo di far capire e di dire con chiarezza a Bassolino che ci sembrava che si stesse viaggiando verso quel tipo di sistema di nuovo, piuttosto che verso il nuovo tipo di sistema che dal 93 in poi aveva caratterizzato il comune di Napoli e la regione, cioè che si stava perdendo smalto e che si stava perdendo smalto soprattutto sulla questione morale, che in Campania continua ad essere uno degli argomenti principali di dibattito fra le forze politiche. Dico purtroppo, qualche giorno fa è capitato esattamente quel che noi temevamo, cioè la Guardia di Finanza ha scoperchiato la pentola, vi sono stati degli arresti fra i massimi dirigenti del comune di Napoli e fra i massimi dirigenti della regione Campania, sono appalti truccati, siamo tornati a ipotesi che pensavamo di non dover più verificare nell'amministrazione pubblica dopo Tangentopoli, ma quel che è più grave è che sono oggetto di interessamento da parte dell'autorità magistratuale anche consiglieri regionali o anche ex assessori, penso al comune di Napoli, all'assessore Esposito che oggi era capostaff del sindaco di Ervolino. Tutto questo fa male, tutto questo fa male, tutto questo non consente più ad Italia dei Valori, che aveva anche mille altri motivi per lamentarsi di questa coalizione, di rimanere inerte a giustificare o magari a certificare con il bollo di qualità che l'Italia dei Valori dà sulla questione morale questa maggioranza che sembra sorda ai richiami che abbiamo posto. Noi abbiamo convocato il congresso regionale per il 26 gennaio. I nostri tre consiglieri regionali hanno già comunicato in aula che dopo l'approvazione della finanziaria regionale, che per senso di responsabilità verso i cittadini noi voteremo, siamo pronti ad uscire dalla maggioranza. Questo ci comporta un sacrificio. Oggi l'Italia dei Valori esprime il presidente della commissione bilancio, che si è adoperato per fare in modo che la regione avesse il suo bilancio per il 2008, ma immediatamente dopo noi esiteremo a mettere a disposizione questo livello di responsabilità, perché abbiamo bisogno di un chiarimento vero. Se il clima della coalizione in Campania è quello che abbiamo avuto dopo Tangentopoli, quando si è messa al bando una classe dirigente che aveva fallito, che aveva miseramente fallito, e si era ripresi ad andare sulla via del buonsenso e della onestà, o se stiamo tornando lentamente ma inarrestabilmente a quei periodi. E poi c'è bisogno di dire con chiarezza cosa si intende fare sulla questione dei rifiuti. Tutti siamo coscienti che la camorra alligna in questa situazione in cui sui rifiuti non c'è regolamentazione. Bene, anche qui noi abbiamo bisogno di certezze, bisogna capire, bisogna dirlo, chiederlo, ottenere risposta da Bassolino cosa intende fare sulla questione dei rifiuti, perché il problema è sicuramente di carattere regionale e sicuramente non ci si può trincerare dietro i vari commissariamenti. Sono punti ineludibili, così come lo è quello riguardante la sicurezza dei cittadini. Su queste questioni l'Italia dei Valori si gioca la sua credibilità, su queste questioni l'Italia dei Valori della Campania, una regione in cui il nostro partito raccoglie intorno alle 100.000 preferenze, non può transigere, non può essere blanda, deve per forza di cose giocare all'attacco, perché o smuoviamo noi gli equilibri o questi equilibri tornano indietro.